Prova. Prova. Basta, tutto quello che dite si sta sentendo. Sa, sa. Uno, due, tre, prova, sa, sa. Basta. Questo funziona. Si sente, si sente. Si sente, si sente. Allora, questa serata è stata resa possibile alla conclusione di 3 giorni di laboratorio, di scrittura, di costruzione di burattini. Generale di arte, insomma, che si è fatto a Casa e Matte, proposto dall'associazione Radio Out, che è un'associazione di Palermo, Cinisi, un po' tutta la Sicilia, che con cui è nata una bella amicizia in questi mesi, con cui il comitato 332 e Casa e Matte sta collaborando da un po' di tempo. Siamo andati in Sicilia, loro sono venuti qua, insomma, c'è una bella amicizia, ed è qui è nato questo spettacolo e questo laboratorio. Prima faremo vedere uno spettacolo scritto e fatto dai bimbi che hanno partecipato a questo laboratorio, e poi ci sarà un secondo, diciamo, spettacolino preparato invece dai ragazzi Radio Out, che un po' cerca di raccontare in forma così burattinesca anche un po' l'Aquila e quello che è questa piazza, eccetera eccetera. Quindi non vi anticipo, diciamo, niente, lasciamo la parola e la immagine e la voce a loro, se ce la fanno a tenere un po' di calma. Bambini e bambine, il sole anche oggi accarezza le nostre colline e gli spiriti del vento già mi sussurrano dolci terzine. Se il suono del mio flauto provate ad ascoltare, le vostre emozioni cominceranno a volare. Nessuno più distruggerà i vostri castelli di sabbia, nessuno più rinchiuderà i vostri sogni in una gabbia. Ora, usate la fantasia, guardatevi intorno, e se dentro sentirete una voce che comincia a sussurrare, seguitela, non rimanete lì impalati, chiudete gli occhi e fatevi trasportare. Sentite, sentite, il vento del nord comincia già a fischiare. Da Piazza Duomo a Pettino, voglio qui allora ogni bambino, qui dove sorge questo teatrino. E ricordate che basta una favola per creare un nuovo destino. Buonasera, una pizza con mezza bottiglia di pomodoro e 3 fette di mozzarella del posto. Certo, signore, gliela preparo in 5 secondi, però costa 6,50 euro. Ma è una pazzia! A me costano solo 3 euro! Marcolino, vieni qua! Attento! Aiuto! Ma che fai? Stai scendendo sotto una macchina! Lasciami stare! Chi sei tu per dirmi di stare attento? Le regole non vengono fatte per essere infrante! Quelli come te andrebbero messi in riga, e io so come fare! Quest'acqua colorata ti renderà preciso nelle regole e non ti farà male! Adesso sei libero! Finalmente ti abbiamo trovato! Adesso ti riportiamo a casa! Ma come? Così? Senza salutare? Certo che siete proprio maleducati! Ma cosa ti è successo? Sembri cambiato! Il bambino è sotto la mia custodia! Per riaverlo portate l'oggetto a lui più caro! Ecco! La bandiera nero-verde è la cosa a cui lui tiene di più! Io ho portato un pallone da rugby. In fondo Marcolino è un bravo ragazzo, ma oggi sarà il mio assistente. Torna a casa e spero tu abbia tu faccia tanti mete. Marcolino, finalmente sei tornato! Nonna, te lo giuro, da oggi in poi rispetterò sempre le regole.
Vincenzo, oggi c'è la prima scariolata. Andiamo a fare i due lanci in corso cittadino? Andiamo. Vincenzo, guarda chi c'è! Rossi. Allora Vincenzo, se prendi i gerani con un lancio mi paghi colazione. Meta! Ma che hai fatto? I gerani sono caduti a terra. Disgraziati! Che avete fatto? I miei gerani tutti a terra, disgraziati! Scappiamo! Scappiamo! Sono disperato! La mia brocca magica. Io credo di sapere chi è stato. E sappiamo pure dove si trova. Se vuoi, ti ci portiamo. Grazie, vi sarò per sempre debitore e saprò come ringraziarvi. Ecco, è quella la tua brocca. La brocca è mia, ma la nonnina è bellissima, la voglio conoscere. Eccoli, di nuovo qui, disgraziati! Non si preoccupi, adesso sono con me. E non si comporteranno, più così. Meno male, grazie, questi due sono terribili. Ma non è vero! Non è vero, no! Posso farle complimenti? Lei è veramente una graziosa nonnina. Ma la sua brocca è di mia proprietà. Le chiedo scusa, l'ho trovata la scorsa domenica a Piana di Collemaggio. Non ti preoccupi, sarei veramente felice di colorare le sue giornate. Oh, com'è gentile! E da voi, bambini, farò un regalo bellissimo. Questa bellissima canna da pesca per prendere tutti i pesci che vorrete nel fiume Aterno. Mario, va a prendere una brocca d'acqua nel fiume. Mi hanno detto che c'è un'aquila dispettosa. Chissà se è vero. Stai attento. Nonna, l'aquila! Mi ha rubato l'orologio! È scappata, è andata via col mio orologio magico! Ciao amico pizzaiolo! Volevo sdebitarmi per la buonissima pizza che mi hai regalato la scorsa settimana! Oh no, non c'è bisogno! Siamo amici! Sì, tieni, questo è un orologio magico. È per te. Oh no! Cos'è? Il mago te l'ha portato ed è scappato con l'orologio. Che la mia magia riparti l'armonia. Piangerò sempre senza la mia senza il mio orologio magico. Vieni qui bel bambino, vieni, ti ha riportato il tuo orologio magico, è tuo. Che gentile, grande il mago. Grazie mago, con la tua magia è tornata l'armonia. Grazie mago, con la tua magia hai riportato l'armonia. Escono tutti. Thank you.
Ma qua. Salve, sono Lorenzo, grazie a voi tutti. Salve, sono Erika.